Buongiorno ragazzi, oggi vorrei mettere in luce alcuni piccoli aspetti su concetti che già conosciamo. Prevalenza, incidenza, prevenzione primaria, secondaria, eccetera. Qualche volta qualche studente si è stupito e non ha compreso come un aumento della prevenzione secondaria porti ad un aumento dell'incidenza di una certa malattia. È qualcosa che apparentemente è sconcertante, invece no. L'aumento della prevenzione secondaria, quindi l'efficacia della prevenzione secondaria, porta ad aumentare il numero di casi che vengono scoperti e quindi l'incidenza, che è il numero di casi, dei nuovi casi, aumenta. Questo non è strano. E poi col proseguire del tempo calerà anche l'incidenza. E quindi la prevenzione secondaria non ha un effetto di diminuire sull'incidenza. Un altro aspetto molto interessante riguarda la mortalità. Riguarda la prevalenza, concentriamoci sulla prevalenza. La prevenzione secondaria ancora una volta fa aumentare la prevalenza, cioè aumentano le persone vive ammalate da una certa malattia, proprio perché ne abbiamo scoperte di più e proprio perché grazie a questa prevenzione noi siamo in grado di curarle meglio. La mortalità è strettamente collegata con la prevenzione secondaria e naturalmente col miglioramento delle cure che vengono fatte. Ultimo aspetto da ricordare, la prevenzione primaria agisce sostanzialmente, quando funziona chiaramente, sulla incidenza, perché una buona prevenzione primaria diminuisce il numero di persone che si ammalano. Ha un effetto secondario, diciamo quasi di secondo livello, anche sulla prevalenza, però questo nel corso del tempo. Naturalmente quando parliamo di prevenzione primaria e secondaria, visto che stiamo ragionando in un ambito igienistico, quindi di popolazione, stiamo parlando per la prevenzione secondaria degli screening oncologici che vengono fatti per quanto riguarda il tumore alla mammella,